Camotibert invece ci porta a prendere il cuore del problema del pensiero procedurale per il primo grado e quindi logic. Prego. Buongiorno a tutti, cercherò ora di illustrare brevemente come concetti quali computational thinking e coding possono essere più o meno agevolmente trasferiti anche nella scuola del primo ciclo, quindi appunto nella scuola di infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado. Iniziamo col dire che ovviamente il tema di insegnare l'informatica dei bambini, in particolare diciamo dei bambini così piccoli, può sembrare strano e anche abbastanza difficoltoso, poco naturale, poco spontaneo, ma questo deriva spesso da una non corretta definizione di cos'è esattamente l'informatica. Spesso infatti vi sono moltissimi luoghi comuni attorno al concetto di informatica. In primo luogo, ad esempio, che l'informatica sia lo studio dei computer, piuttosto che lo studio di cosa sono i computer o come funzionano i programmi che fanno lavorare, fanno pensare appunto un computer. In realtà non è proprio così e possiamo dire che l'informatica si occupa di computer tanto quanto l'astronomia si occupa di telescopi o la chimica di provette. Infatti in realtà per definizione l'informatica cos'è? L'informatica è la scienza che studia l'elaborazione delle informazioni e le sue applicazioni. Più precisamente si occupa di rappresentare, organizzare e trattare in maniera automatica le informazioni. Può anche essere definita come lo studio degli algoritmi, lo studio di procedure, quindi generali, finite, complete, non ambigue ed eseguibili, che lavorano su dati di ingresso e a fronte appunto di dati di ingresso forniscono dei dati di output. Ma secondo me il punto più importante oggi è il terzo punto, in cui l'informatica può essere intesa come un vero e proprio metodo che, al pari appunto della matematica, che già era emerso nell'arco della mattinata, può essere un vero strumento concettuale, diciamo un booster, potremmo dire, per il nostro cervello. In questo senso quindi è possibile pensare come un informatico in maniera indipendente appunto dalla tecnologia stessa. Perché? Perché l'informatica ha un suo modo distintivo di ragionare e di operare, che è quello che viene definito computational thinking. Di fatto cos'è? È un metodo di ragionamento e di risoluzione dei problemi che si applica per sua natura, essendo appunto un metodo di ragionamento, anche al di fuori dell'informatica intesa come disciplina in senso stretto. Questo concetto, coniato piuttosto recentemente, nel 2006, alla Carnegie University negli Stati Uniti, indica di fatto un particolare processo mentale proprio dei processi di risoluzione dei problemi e quindi ha attinenza con tutto ciò che ha a che fare con il problem solving e può essere appunto intesa come una vera e propria quarta abilità di base, non solo per gli informatici, ma per tutti i cittadini, in quanto appunto è un vero e proprio metodo di ragionamento, una quarta abilità di base a fianco del saper leggere, del saper scrivere e del saper appunto calcolare. Il senso operativo cos'è? Per definizione significa essere capace di formulare un problema in modo che esista una soluzione computabile, trovabile in modo efficace da una persona o di una macchina. Ma di fatto significa praticamente applicare nel pensiero e diciamo nella strategia di risoluzione dei problemi quell'approccio logico-procedurale che permette di scomporre il problema nelle sue singole parti, analizzarlo in base a tutti i suoi elementi, andare a definire delle astrazioni, andare a definire dei diversi livelli di approfondimento e le relazioni che tra questi ci sono. Fondamentalmente diciamo cercare di risolvere un problema andando a scomporlo nelle sue parti e definendo delle specifiche procedure, proceduralizzandole al fine appunto di riuscire a raggiungere la soluzione. Questa è proprio alla base della disciplina informatica stessa. E in questo senso appunto diciamo ritorna il tema dell'algoritmo e della procedura, può essere diciamo può basarsi sulla progettazione, l'analisi e il confronto di questi appunto algoritmi, di queste procedure. In questo senso quindi dicevamo è una competenza metacognitiva e trasversale per sua natura, non serve un computer per apprendere il pensiero computazionale, infatti il pensiero computazionale di fatto appunto è un approccio, un metodo di ragionamento volto appunto a risolvere i problemi che ci si pongono sia in ambito informatico ma che può nascendo in ambito informatico può benissimo essere applicato e ampliato a qualsiasi contesto appunto anche al di fuori della disciplina stessa. Il coding cos'è? Il coding di fatto è
dire la fase, il codice in programmazione è la fase successiva del pensiero computazionale, è la realizzazione pratica sotto forma di un'attività di codifica volta a realizzare una procedura, una serie di istruzioni che la macchina interpreta ed esegue, quindi fondamentalmente un codice di programmazione, ma che si basa per sua stessa natura su un approccio mentale che è quello del pensiero computazionale. Ovviamente diciamo il coding potrebbe essere la destinazione finale, ma partendo appunto dalla logica sottostante che è quella del pensiero computazionale. In questo senso quindi il coding cos'è? Diventa anch'esso uno strumento del sapere logico-procedurale che sollecita il pensiero autonomo e consapevole, quindi per sua natura diciamo un tipo di pensiero interdisciplinare e valevole anche al di fuori sia della disciplina informatica sia della scuola stessa, ma diciamo nella vita di tutti i giorni. È un modo di approcciare e risolvere il problem solving che stimola diciamo il pensiero autonomo e consapevole. Ma questo perché? Perché per sua natura programmare è un atto creativo, in quanto diciamo l'alunno è stimolato a creare un prodotto con le proprie idee, sviluppa competenze logiche in quanto le richiede un uso costante, aumenta la capacità di risolvere i problemi in maniera creativa ed efficiente, richiedendo una pianificazione di passi e allenandosi anche alla risoluzione di problemi complessi. Quindi diciamo sono tutte capacità, specificità, competenze che possono appunto favorire il pensiero autonomo e consapevole stesso. Queste indicazioni, questi concetti relativi al computational thinking e al coding e al valore diciamo metacognitivo che questi hanno all'interno della scuola erano già stati recepiti in due documenti fondamentali, il syllabus di elementi di informatica per la scuola dell'obbligo anno 2010 e ovviamente nella buona scuola anno 2014. Già nel syllabus, 5 anni fa, l'informatica assumeva un duplice ruolo nell'insegnamento. Se da un lato veniva intesa come una vera e propria disciplina scientifica di base, dall'altra veniva intesa come strumento concettuale trasversale a tutte le discipline. Le frasi riportate sono tutte tra virgolette perché appunto fanno parte, sono citazioni del documento stesso. E già si vede quindi come l'informatica venisse, si ponesse l'attenzione non tanto sull'informatica come disciplina, quanto sulle potenzialità che sottese diciamo all'informatica, che l'informatica stessa può appunto sviluppare a livello metacognitivo. Queste indicazioni diventano ancora più stringenti, ancora più forti nel documento La Buona Scuola dell'anno scorso, dove i docenti vengono invitati ad andare a stimolare i ragazzi ad andare oltre la superficie, a scendere più in profondità. L'obiettivo non è più quello di utilizzare un software, utilizzare un'app, saper usare un programma di un PC, bensì di realizzarlo, di svilupparlo, di metterci del proprio nell'ottica appunto di uno sviluppo del pensiero autonomo come abbiamo visto in precedenza. In questo senso quindi frasi quali serve un piano nazionale che consenta di introdurre il coding nella scuola italiana, o vogliamo che nei prossimi 3 anni in ogni classe gli alunni imparino a risolvere problemi complessi applicando la logica del paradigma informatico, sono di fatto indicazioni molto forti del valore che viene riconosciuto al computational thinking, poi al coding e quindi diciamo al valore interdisciplinare e di metodo di ragionamento dell'informatica stessa. Ovviamente l'obiettivo non è quello di formare una nuova generazione di informatici, bensì diciamo di formare una nuova generazione di cittadini che abbiano il metodo informatico come uno dei plus in più che la scuola gli ha potuto fornire. La proposta Logic, che è stata sviluppata da AECA e da ANFOR, l'Associazione Nazionale per la Formazione e l'Orientamento, segue appunto queste indicazioni, rientra pienamente in questa linea. Cos'è? È fondamentalmente un percorso di formazione certificata volto a sollecitare nei docenti e negli alunni specificatamente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado tutte le competenze relative al pensiero logico-procedurale e al computational thinking. Ovviamente a docenti e a studenti vengono proposte attività differenti in quanto l'obiettivo verso i docenti è quello diciamo di fornire loro quelle competenze didattiche, quelle strategie di intervento utili e significative appunto per aiutare i ragazzi in questo percorso di crescita. Dall'altro lato agli allievi vengono forniti
percorsi e impostazioni tali per cui si possa sviluppare al pieno la, questa competenza, diciamo, logico-procedurale sottesa appunto al computational thinking. Anche in questo caso la proposta si sviluppa in una logica sistemica e costruzionista, quindi c'è molta importanza all'ambiente di apprendimento. La proposta prevede anche numerose attività di tipo laboratoriale, in cui sia i docenti sia gli studenti vengono affiancati da personale esperto, dei formatori, AECA, ANFA, formatori Logic, i quali appunto abilitano, insegnano ai docenti a utilizzare particolari strategie e ai bambini anche ad utilizzare quelli che vengono definiti apparati e ambienti mediatori. Diciamo, sono fondamentalmente apparati, sono software, sono hardware, quindi i robottini. Vediamo qui ad esempio, per semestre abbiamo la piccola API robot che si utilizza nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, e la macchinina un po' più tecnologica che si utilizza appunto negli anni successivi. Questi strumenti vengono definiti appunto apparati mediatori, fanno il paio con il loro applicativo software che è l'ambiente mediatore, e vengono utilizzati appunto all'interno di queste attività laboratoriali. L'articolazione della proposta, poi oggi non vorrei rubare troppo tempo nel dettagliare precisamente la proposta, perché comunque, come veniva citato prima, rientra pienamente negli obiettivi del protocollo d'intesa AECA Ufficio Scolastico Regionale, quindi probabilmente a breve, già probabilmente il mese prossimo, lanceremo anche un'attività seminariale volta appunto a spiegare, a dettagliare con precisione questa proposta. Però brevemente possiamo dire che ovviamente la proposta si articola sia per docenti che per studenti in maniera differente in relazione alla tipologia di scuola alla quale si fa riferimento. Si parla di welcome logic per i bambini più piccoli e logic studenti, così come teacher primary o teacher secondary. Comunque, perché la proposta logic? La proposta nasce appunto, diciamo, sull'onda delle stimolazioni ricevute già nel 2010 appunto dal syllabus di elementi di informatica per la scuola dell'obbligo, dove appunto l'informatica viene descritta come una scienza e una metodologia che fonda e dà supporto linguistico problem solving. Bene, partendo da questa esigenza e anche, diciamo, dalla implicita, forse l'abbiamo visto anche prima, non sempre spontaneità del fatto di capire quanto l'informatica possa essere un plus e possa anche essere trasferita a bambini piccoli, abbiamo pensato di sviluppare questa proposta. L'obiettivo è appunto quello di sviluppare le competenze metacognitive sottostanti all'informatica, e quindi appunto il computational thinking, ad esempio competenze logico-procedurali, l'impiego dei codici formali, il pensiero procedurale, gli aspetti logici della progettazione, della realizzazione di algoritmi, tutti i temi appunto che già negli interventi precedenti sono stati toccati. Una specificità molto significativa per noi che è emersa è la forte valenza affettiva che si sviluppa da parte dei bambini verso questo tipo di attività, che riprende anche quanto indicato appunto nell'intervento precedente, cioè quando i bambini hanno la possibilità di affrontare l'informatica e la tecnologia in una modalità ludica, giocosa, che permetta anche loro di sviluppare le loro potenzialità, il loro pensiero autonomo, in realtà hanno un interesse, una passione verso queste proposte molto molto elevate, e quindi in questo senso, diciamo, possono anche diventare uno strumento di riduzione della dispersione scolastica. Fondamentale ovviamente è il ruolo del formatore all'interno di tutta la proposta, che affianca i docenti nell'attività di comprensione della proposta, nell'apprendimento delle strategie didattiche e poi nella declinazione delle stesse verso gli studenti, verso gli alunni. Il ruolo del formatore, che appunto è una delle possibili figure rispetto ai quali esiste comunque un percorso di formazione certificata, rientra nel pacchetto, diciamo, di opportunità, di strumenti che AECA ed ANFOR rendono disponibili appunto alle scuole nel caso ci fosse l'interesse a partire verso questa iniziativa Logic. Però poi ripeto, magari approfondiremo più nel dettaglio in un'altra occasione successiva. Niente, la proposta, diciamo, ovviamente qua è molto brevemente, cioè, presenta un'articolazione dei moduli di certificazione, sia che si parli di Logic Teacher
primary o secondary in relazione ovviamente al tipo di scuola, e la medesima cosa welcome logic per gli studenti, piuttosto che logic per gli studenti, scusate, della scuola dell'infanzia e della primaria, piuttosto che logic studenti per gli studenti della scuola secondaria di primo grado. Questo è quanto, ho cercato di essere il più breve possibile per non rubare troppo tempo.